Siamo alla Casa de Padel. Ciao a tutti da Emiliano e da Alvin. Nuovo video sul canale Padel Review che dovete seguire perché lo diremo fino a quando non raggiungeremo i 10.000 iscritti. Mettete mi piace, iscrivetevi, commentate. Ma ripeto, la cosa più importante è iscriversi perché 10.000 sono non dietro l'angolo, ma entro giugno dobbiamo farcela. Fatta la premessa, Alvin. Oggi cosa proviamo? E cosa recensiamo là? La Starvai Kenta. Perché facciamo questa? Perché il ha pubblico... vinto le votazioni dell'unboxing del pacco con 12 racchette e un cartone di palline mandato da Padel Market. E vi ricordo il codice sconto Padel Review per avere il 10% di sconto. Questa ha vinto l'unboxing e quindi abbiamo iniziato dalla Kenta. Se devo dirlo, a sorpresa secondo me. Anche secondo me a sorpresa, e a sorpresa il fatto che seconda sia arrivata la Radical Motion. Cioè tra tutte le racchette, non la Radical Pro, mi sarei aspettato la Radical Pro, invece ha vinto la Radical Motion. E quindi noi rispettiamo il volere del pubblico e facciamo dell'unboxing di quelle 12 racchette per prima la Starvai Kenta, dopo aver provato la Kenta Pro che io ho adorato e che si differenzia da questa per una cosa, per la... Indovinate, Pro, gomma. Quindi, nella Kenta Pro la gomma era una Eva Pro 50, nella Kenta normale, perché il nome di questa racchetta è Starvai Kenta, perché poi c'è la Starvai Kenta Speed, che ha la gomma ultra speed, quindi ancora più blanda, e appunto la gomma che in questo caso è, come c'è scritto qui, Eva Soft 30. Tatto intermedio. Assolutamente. E non blando, eh. Cioè, nel senso, Starvai fa tre racchette, Pro dura, Eva Soft intermedia, speed blanda. Abbiamo fatto tutto questo panegirico per iniziare e adesso diciamo il prezzo della racchetta. 275 euro di listino, ma adesso a livello di street price la si trova già a 225 euro col famoso codice sconto Padel Review su Padel Market, perché adesso senza codice sconto sta sui 250 euro. Col codice sconto si porta a casa 225 euro. Io li spendo per la Kenta Pro, tu li spendi per questa? Per questa io. Esatto, ok, quindi prezzo comunque onesto, sì. Che ci sta, modello 2024, modello e soprattutto nuovo. Questo qua è un modello completamente nuovo che ha fatto Starvai quest'anno e che va a sostituire la Raptor, di cui Starvai ha fatto un modello edizione super limitata in occasione del Master Finale che c'è stato a Barcellona ed è stato l'ultimo torneo nella storia del World Padel Tour. Quindi 225 euro io li spendo, no, io no, tu sì, però io sì. Li spendo per la Kenta Pro, quindi così. A fine. Però poi come riconosciamo se tu giochi con la Kenta Pro, con la... Dai, sì. Dalla copia, devo sempre guardare qui. Dobbiamo leggere sul lato. Livello. Livello, a mio parere, intermedio, già intermedio, intermedio dai. Intermedio destra-sinistra, mentre la Pro era più avanzato perché la gomma dura offre grandissimo controllo, tanta potenza, ma... a ritmi elevati, a livelli alti, questa gomma invece permette di poter giocare con questa pala già da un livello intermedio, secondo me. Sì, perché ci può permettere anche di prendere la pala non sempre nel punto dolce. La palla, no, la palla. La palla. No, ho detto la pala. Ho sbagliato. Quindi ripetilo, Alvin. Ci permette di prendere la palla se anche non nel punto dolce, la palla va sempre di là. Esatto, bene, Alvin. Quindi intermedio, o meglio, dall'intermedio in su, destra-sinistra. Sì, destra-sinistra, anche se ho adorato, lo diremo magari dopo, ho adorato molto gli effetti. Però basta, piccolo spoiler, poi basta, lo diremo dopo. Hai detto di effetti, parliamo quindi delle caratteristiche tecniche della Starvai Kenta. Forma rotonda, piatti con doppio strato di carbonio 3K e gomma Eva Soft 30. Facce ruvide col nuovo sistema X-Tech esagonale direttamente sul telaio della racchetta. Effetti come nella Kenta Pro davvero ottimi. Mi piace molto questa nuova ruvidità, anche molto particolare. Sì, anche bella esteticamente da vedere. Bella esteticamente. Infatti la racchetta a me piace molto, devo dire. Altra novità, il Geo Bridge che è stato studiato da Starvai per aumentare la maneggevolezza della racchetta. E questa racchetta devo dire che si muove molto bene.
ma per dire della maneggevolezza parliamo di peso e bilanciamento, che è sempre il tuo grande momento, Alvin. Momento di gloria. Il range di Starvai purtroppo è sempre rimasto lo stesso, 350 grammi fino a 385 grammi. Incredibile. Boh. Su questo siamo stati fortunati. Su questo siamo stati fortunati perché a noi è arrivata a 362 grammi e un bilanciamento a 26.6. Quindi secondo me per questo tipo di racchetta... Perfetta. Perfetta, sì. Sì, esattamente. Quindi Joe Bridge commenta la maneggevolezza della racchetta e questa racchetta è molto maneggevole. Sì. Però, ripeto, fosse stato 3.85 non sarebbe stata molto maneggevole. Purtroppo noi facciamo le recensioni sulla racchetta che abbiamo, come diciamo sempre. Manico più lungo di 1,5 cm per facilitare il rovescio a due mani, che però non mi ricordo com'era nella Kenta Pro già, perché già da allora ne sono passate di racchette. Io l'ho trovato un pochino troppo sottile. Sottile? Tu no? A me, io ho mano piccolina però, quindi no, a me questa non mi ha dato fastidio, non mi è mai scivolata, quindi a me no. Con grip Noene, tecnologia Noene Inside che riduce fino al 96% le vibrazioni, e questa racchetta non vibra praticamente mai. L'accetto con la polsiera, comodo. Comodo. Perché sappiamo che Starvive fino all'anno scorso e anche in qualche modello, mi sa, di quest'anno non ha sempre la polsiera, e quando c'è la polsiera noi la preferiamo rispetto al cordino, quello che devi arrotolarti intorno al, questo al è comodo, polso. Questo è comodo. La racchetta arriva senza un protettore e, lo sottolineiamo, lo diciamo, ma come tutte le racchette, Starvai è una racchetta made in Spain, perché Starvai fa solo racchette made in Spain nello stabilimento che si trova nei pressi di Madrid. Parliamo di come si comporta da fondo campo. Buon controllo. Sì. Ottima uscita di palla, che rispetto alla Kenta Pro secondo me è la differenza fondamentale. Perché nella Kenta Pro l'uscita di palla era abbastanza scarsa, però se aveva un controllo super, la potenza super, si è in grado di saperla generare. Però qui invece l'uscita di palla è davvero ottima, e come hai detto tu, anche nel colpo decentrato la palla va comunque di là, il punto dolce è generoso in questa racchetta, sì, che comunque ha forma rotonda. Uno pensa forma rotonda sono tutti con punto dolce ampio, non è vero, però questa racchetta ha un punto dolce davvero generoso, la racchetta abbastanza comunque secca, cioè, sì, secca, sì. Cioè, ama un po' tutti i colpi da fondo campo, è polivalente, cioè perché comunque grazie alla uscita di palla si può alzare facilmente il pallonetto, si può giocare teso, si può giocare la chiquita, il manico comunque un po' più lungo aiuta, ma soprattutto aiuta a rete secondo me. Però devo dire che è una racchetta che da fondo campo permette di giocare bene ogni colpo, tutti in ogni colpi, situazione. Raramente si va in difficoltà con questa racchetta, solo quando è vicino al vetro non la puoi strusciare, ma quello con tutte le racchette si va in difficoltà. Quindi secondo me è davvero una racchetta da fondo campo molto polivalente, che risponde sempre bene al tipo di colpo che tu vuoi generare, che sia un colpo veloce, che sia un colpo più lavorato, che sia un pallonetto. Infatti adesso lo vedremo. Adesso lo vedremo per circa un minuto, io che palleggio con questa racchetta senza parlare. Alvin, abbiamo visto come si comporta da fondo campo a rete. E partiamo adesso dalla parte, diciamo, più divertente. Quindi a rete e poi dopo Emi dall'alto. A rete è una racchetta che risponde sempre presente. È una racchetta che si lavora tanto la palla. Veramente, veramente ottimi gli effetti. Uscita di palla buonissima. Profondità e effetti sempre, sempre al top. L'ho trovata molto 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 bene sulla palla magari stretta in diagonale, sulla palla molto lavorata anche
cercare il punto vincente su una palla corta, sulla deada, sul bloccheo. Ho trovato una racchetta ottima nel fare tutti i colpi. Tanta roba. Quindi a me è una racchetta che mi ha entusiasmato molto, molto, molto a rete. Infatti adesso vedrete anche a rete... la varietà di colpi di cui hai parlato la vedremo in pratica. Assolutamente, sì. Invece Emi? Visto Alvin a rete, adesso è il momento dall'alto. Questa è una racchetta che spinge, che quando bisogna chiudere il punto, con questa lo si chiude il punto. Ne so qualcosa. Poi, ovviamente d'inverno è un po' più difficile perché la palla viaggia di meno, i vetri sono più umidi, più freddi, quindi non hanno la stessa reattività che hanno l'estate, ma anche le palline stesse. E quindi... d'inverno è un po' più difficile, però devo dire che è una racchetta che mi ha sorpreso positivamente, ama tanto anche il colpo lavorato per via di questo piatto ruvido che genera grandissimi effetti, vibore super tese, si muove sempre bene, non affatica mai il braccio, quindi anche il colpo ripetuto dall'alto si gioca senza problemi, il kick sia la grata quando si cerca un colpo un po' più lavorato, sia quando cerca il kick per il per tre è positivo. Il colpo piatto pure è buono. Sì. Il colpo piatto, devo dire che anche in questo caso mi ha sorpreso e in questo caso sia ritmi blandi che ritmi elevati è una racchetta che risponde sempre molto bene. Quindi, ripeto, preferisco la Kenta Pro perché preferisco la gomma più dura anche se più difficile, però questa racchetta allarga la platea di giocatori che possono sfruttarla rispetto alla Kenta Pro e quindi è sicuramente la sua polivalenza... È molto valida, cioè una racchetta davvero valida anche, ripeto, esteticamente a livello costruttivo. Quindi dall'alto tutto bene, sia quando appunto si cerca il colpo più forte, più teso, più lavorato, il colpo di chiusura, sempre ottimo. E poi il manico più lungo, aiuta. Ripeto, nei colpi dall'alto, nelle volée, negli smash, aiuta tantissimo a mio avviso. Sì, soprattutto nei colpi aggressivi, aiuta tanto ad abbassare poi la punta della racchetta. Ora mi vedrete come... mi esalto dall'alto con la Kenta. Alvin, ci hanno visti giocare, adesso è il momento di dare i voti alla Starby Kenta, quella con gomma Evasoft 30. Vai, tiro fuori il cellulare. Tira fuori il cellulare. Da fondo campo. 7,5. A rete. 8. Controllo. 8. Maneggevolezza. 7,5. Uscita di palla. 8. Punto dolce. 8. Effetti.
9. Potenza 8 per 3 8 smash 7,5 vibora 8,5 rapporto qualità prezzo a 225 euro 7,5. Abbiamo dati voti alla Starvai Kenta Alvin. Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e rispondete alla domanda di Emi. Quale Kenta preferite? La Pro, questa o la Speed? Scrivetelo nei commenti. Io la Pro, Alvin la? Questa. Qualcuno di voi ama la Speed? Fatecelo sapere. Ciao ciao! Ciao.